Oggi siamo al Museo della Scienza e della Tecnologia, è bellissimo poter vedere come diventi in un certo senso un museo laboratorio, un museo dove avviene un restauro così straordinario di un calco in gesso molto celebre che raffigura ed è una copia fedele della Nike di Samotracia. La scuola di Botticini, quindi studenti e giovani restauratori che si sono applicati ad un restauro di questa entità. Ecco, tutto questo avviene all'interno degli ambienti del Museo Nazionale di Scienze e Tecnologia ed è un fatto non secondario, cioè l'idea di poter accogliere i visitatori di uno dei più importanti musei italiani, ma sicuramente anche della nostra città di Milano, con questa particolarissima presenza costante di un cantiere di restauro per opera di giovani professionisti del restauro e un cantiere che è possibile visitare prima, anticipando quindi la visita di uno dei più bei musei italiani. Ecco, per il Comune di Milano, per l'amministrazione, ovviamente è un motivo di grande soddisfazione, cioè pensare che le istituzioni museali del terzo millennio, come e questo grande museo, possano diventare anche per alcuni giorni all'anno, per alcuni mesi dell'anno, dei laboratori di restauro.